Benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi suoneremo insieme il brano Re dei Re. Vi ricordo che questa rubrica esce ogni lunedì alle 14.30 sui social del Rinnovamento dello Spirito Santo su Facebook e su YouTube e tratta tutorial per chitarra sui brani contenuti all'interno della Gold Collection 2 dal titolo Sulla mia bocca sempre la sua lode. Il brano nel libretto dei canti si trova al numero 473. Lo possiamo suonare all'interno della preghiera comunitaria carismatica in un tempo penitenziale o di intercessione. Invece all'interno della celebrazione eucaristica lo possiamo suonare in un tempo quaresimale. La caratteristica di questo brano è che presenta la ripetizione di quattro accordi: Mi minore, Do, Sol e Re. Ascoltando il brano originale, all'inizio avremo una introduzione, quindi la prima strofa, ed il ponte che precede il ritornello. Nel ponte noi canteremo le parole Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri. Quindi abbiamo il ritornello scritto in grassetto. Dopodiché abbiamo la seconda strofa e avremo quindi la modulazione. Passeremo dal Mi minore al Fa minore. Questa modulazione la sconsiglio se ci troviamo nel nostro gruppo canti e siamo soprattutto da soli con la chitarra. La sconsiglio per la presenza di accordi relativamente difficili. Quindi invece di suonarlo in Fa minore la suoneremo in Mi minore, ripetendo gli accordi Mi minore, Do, Sol e Re. Se invece abbiamo la presenza anche di altri strumenti e sappiamo bene gli accordi, possiamo utilizzare la modulazione, magari in un evento più particolare, quale potrebbe essere ad esempio un ritiro. Quindi siamo giunti sulla seconda strofa, poi avremo il ponte, il ritornello, quindi avremo poi il secondo ponte, dove andremo a ripetere la frase Tua è la gloria per sempre. Dopodiché quindi poi ripeteremo il primo ponte, Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, e andremo a concludere il brano con il ritornello. Andiamo a vedere quindi gli accordi che poi ritroveremo in tutto il brano. Abbiamo il Mi minore, il Do, Sol ed il Re. Sia nell'introduzione che sulla prima strofa avremo un arpeggio. Se per voi sarà difficile l'arpeggio, potrete suonarlo con l'accompagnamento che però vi spiegherò sul primo ritornello. Allora, l'arpeggio sarà in questo modo. Prendiamo l'accordo del Mi minore, il pollice va a pizzicare la corda del basso dell'accordo, quindi in questo caso sul Mi minore andrà a pizzicare la sesta corda, mentre invece l'indice pizzicherà sempre la terza corda, il medio la seconda corda, l'anulare la prima. Quindi sarà così, Mi minore, poi andiamo il Do, il pollice pizzicherà la quinta corda, Sol, il pollice pizzica la sesta corda, e quindi Re, il pollice andrà a pizzicare la quarta corda. Ora io ve l'ho fatto vedere lentamente, nel brano è più veloce, vi faccio vedere com'è, quindi Mi minore, Do, Sol e Re. Quattro volte Mi minore, Do, Sol e Re. Andiamo ad ascoltare quindi l'introduzione con il brano. Passiamo quindi alla prima strofa che sarà suonata come l'introduzione. Andiamo quindi ad ascoltare la prima strofa. Siamo giunti quindi sul ponte, ascoltando il brano originale farò soltanto una pennata in giù sugli accordi, quindi Mi minore, Do, Sol e Re. Ovviamente anche qui l'animatore
sarà libero di valutare o meno se inserire in questo caso la pennata in giù o un arpeggio oppure addirittura l'accompagnamento che spiegherò adesso sul ritornello. Quindi andiamo ad ascoltare il ponte. Siamo giunti quindi sul ritornello, avremo sempre gli accordi minore, do, sol e re, tranne nella parte finale dove prima del re andremo a aggiungere re quarta, io scriverò re sus quarta che si realizza in questo modo. Quindi praticamente dal re con il mignolo andremo a premere sul terzo tasto la prima corda, quindi re quarta, re sus quarta, re. Andiamo a vedere quindi l'accompagnamento, ve lo faccio vedere lentamente, è giù, giù, su, giù, su, giù, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Quindi come vedete l'accompagnamento è molto semplice, ovviamente adesso ve lo faccio vedere lentamente, sempre sul Mi minore, sull'accordo del Mi minore ve lo faccio vedere più velocemente. Andiamo quindi ad applicarlo sugli accordi, Mi minore, andiamo ad ascoltare adesso il ritornello con il brano. Siamo giunti quindi sulla modulazione dove andremo a ripetere in questo caso gli accordi aumentati di un semitono, quindi abbiamo Fa minore, il Re bemolle praticamente dalla posizione del La, invece di farlo indice medio anulare faremo medio anulare mignolo e lo spostiamo con il barré sul quarto tasto, questo è il Re bemolle. Quindi poi abbiamo il La bemolle è sulla forma del Mi, invece di fare però indice medio anulare, il Mi lo prendiamo così, faremo medio anulare e mignolo e con il barré lo spostiamo al quinto tasto, al quarto tasto. E poi abbiamo il Mi bemolle, praticamente dal Re bemolle che era al quarto tasto lo spostiamo al sesto tasto. Quindi gli accordi sono Fa minore, Re bemolle, che io in questo caso faccio con il doppio barré così, La bemolle e Mi bemolle. E quindi sia la strofa che il ponte li andremo a suonare con una pennata in giù. Andiamo quindi ad ascoltare la seconda strofa con il ponte con il brano originale. Povero tremore.
Siamo arrivati quindi sul ritornello dove andremo ad applicare l'accompagnamento, che quindi sarà così: fa minore, re bemolle, la bemolle, mi bemolle. Andiamo quindi adesso ad ascoltare il ritornello in fa minore con il brano. Siamo arrivati quindi sul secondo ponte, dove andremo a cantare la frase "Tu è la gloria per sempre", e anche qua la suoneremo con gli accordi li suoneremo con una pennata in giù, quindi avremo fa minore, re bemolle, la bemolle e mi bemolle. Andiamo ad ascoltare quindi il secondo ponte con il brano. Il tutorial è finito qui, spero che vi sia piaciuto. Se avete delle difficoltà, scrivete sempre le vostre impressioni nei commenti. E ci vediamo il prossimo lunedì alle 14:30. Ciao!